Giulio Regeni, Al-Sisi lo sa, Al-Sisi è il presidente dell'Egitto, cari amici, e Al-Sisi lo sa come sono andate le cose, ma ancora non lo può dire perché Al-Sisi sta normalizzando l'Egitto, lo sta no normalizzando, vuol riportare l'Egitto a come era ai tempi di Mubarak. Si trova tra l'incudine e il martello Al-Sisi, perché da una parte ha bisogno dei servizi segreti e dall'altra parte ci sono i fratelli musulmani, i fondamentalisti islamici, ed è costretto a tacere. Però Al-Sisi lo sa come stanno le cose relativamente al giovane italiano Giulio Regeni. Quando l'Egitto sarà completamente normalizzato, e Al-Sisi e dirà la verità, perché farà un po' di pulizia dentro i servizi segreti, perché quelli che hanno torturato, ucciso e abbandonato sul ciglio della strada Giulio Regeni sono degli agenti segreti, ma sono agenti segreti incompetenti. Lo hanno torturato per farlo parlare. Lui non parlava perché non c'aveva niente da dire. E poi, dopo tanti giorni di torture, l'hanno fatto morire. Poi questi cretini lo hanno abbandonato sul ciglio della strada. E Al-Sisi, se potesse, li avrebbe già fatti impiccare questi agenti segreti. Ma ancora non può mettersi contro i servizi segreti. Quando la situazione sarà normalizzata, Al-Sisi gli darà una bella lezione a questi agenti segreti crudeli e incompetenti, agenti segreti cretini. Va bene, cari amici? Ormai, come sono andate le cose con Giulio Regeni, ormai è un segreto di Pulcinella. Ok, cari amici? E ve lo dice Serafino Massoni, che delle cose di questo mondo, Serafino Massoni se ne intende parecchio. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.